Come vedete dall'inquadratura di Giampaolo, Lozzini si sta facendo bello e ovviamente ne parliamo subito con Felice Stavoli. La casa della Cremonese, la casa della Serie B a Cremona, quindi sono previsti ulteriori miglioramenti. Miglioramenti e lavori importanti che consentiranno alla Cremonese di presentarsi con tutti i crismi, sia normativi, ma soprattutto proiettata verso il futuro anche dal punto di vista dell'impiantistica, perché Lozzini appunto è oggetto di un ulteriore intervento dopo la copertura della curva sud, dopo la riapertura e quindi la copertura del settore distinti che hanno caratterizzato queste ultime due stagioni, rendendo lo stadio di fatto ormai praticamente moderno e proiettato appunto verso il futuro. Adesso arriva questo ulteriore passaggio: seggiolini nelle curve, le cosiddette poltroncine, e una cosa molto particolare e a mio avviso bella oltre che indispensabile, il rifacimento totale del manto erboso, quindi del campo. Perché? Perché durante la stagione scorsa ci sono stati alcuni mesi in cui il prato si è presentato in condizioni che posso tranquillamente definire imbarazzanti, a dispetto di una tradizione che voleva e vuole il campo, il prato dello Zini, come uno dei più belli d'Italia, perché questo è sempre stato. Ma quindi la società, la proprietà possiamo dire chiaramente, facendo uno sforzo ulteriore, mette mano anche al campo, al prato, lavori serrati, viaggiano a tutta velocità, e sicuramente per la ripresa del campionato avremo uno Zini di nuovo nel suo massimo splendore, e a questo punto speriamo anche una squadra altrettanto valida. Ed è qui che volevo arrivare, perché ovviamente i tifosi, la gente si aspetta, no, la notizia sempre ogni giorno. Per il momento ancora di notizie certe non ce ne sono, però ne sa più Ivan di me sicuramente, ma mi sento solo di ricordare che è arrivato il rinnovo di Clayton, e quindi il reparto, dopo che c'era stato quello del portiere Agazzi, il reparto difensivo si presenta così come ci aveva lasciato, quindi un reparto che ha dato ampie garanzie. Il resto però sarà un po' in divenire, si tratta adesso di individuare i cosiddetti under, si ipotizza anche un interessamento verso qualche giovane della primavera di squadre importanti, in particolare Bonato sarà a vedere questa sera la finale a Tardini tra Inter e Atalanta, dove in campo scendono giovani interessantissimi e dal futuro praticamente garantito. Però insomma è tutto un po' in divenire e sarà interessante vedere come si svilupperà anche la campagna acquisti. Però Ivan sei stato tirato in ballo, e quindi anche a te ovviamente chiedo, così come si sta muovendo la Cremonese, se c'è già sensazione, no, di che cosa può accadere in merito proprio ai nomi del mercato. Beh, per quanto riguarda i nomi veri e propri è ancora presto. È vero che Bonato seguirà la finale del campionato primavera, sarà lì per vedere qualche ragazzo, ma immaginiamo anche sarà lì perché una vetrina del genere richiamerà i direttori sportivi e procuratori da tutta Italia, quindi sarà un momento facilissimo per intavolare anche qualche trattativa, per lanciare qualche, per provare qualche sondaggio, eccetera. Come diceva Felice, poi la Cremonese è ripartita dal blocco più solido della stagione, cioè dal lato più buono, che è stato quello della difesa. La conferma di Agazzi e la conferma di Clayton non fanno altro che gettare le basi più solide di una squadra che in casa infatti è risultata la migliore d'Europa come gol incassati, ne ha presi solo 6 in tutta la stagione. E questo ci dà già anche qualche indicazione. Bonato ha lasciato intendere innanzitutto che la difesa con Clayton è completa, e che al momento per completare il reparto numericamente sarà un mercato che guarderà più ai giovani, profili tipo del Fabbro, così ha lasciato intendere, cioè ragazzi che per regolamento vanno nella lista under, quindi sotto i 23 anni, ma che comunque avevano già esperienze del campionato. È chiaro che i colpi, diciamo, di prestigio sono attesi a centrocampo, in attacco a centrocampo, che è il reparto più scoperto dopo le recenti partenze, in particolare quella di Castrovilli, e ci metto anche quella di Emmes, con il quale l'Inter farà una bella plusvalenza, si legge in questi giorni, per poter non solo liquidare Spalletti ma investire anche per la nuova rosa a disposizione di Conte.
È chiaro che Bonato cercherà un erede di Castrovilli, compito assolutamente non facile, e qui, come diceva Felice, viene appunto buono la visione del campionato primavera. È chiaro però che trovare un talento alla Castrovilli non sarà facile, e non sarà facile nemmeno portare la Cremona. Perché dico questo? Perché il mercato effettivamente deve partire, e la precedenza, come vuole di solito un ordine non scritto, va alle paracadutate della Serie A, quindi Empoli in primis, che ha fatto 3 plusvalenze vendendo giocatori importantissimi in Serie A, si presenta col paracadute della retrocessione, quindi l'Empoli sulla carta si pronuncia come la regina del mercato. Poi vediamo con un nuovo allenatore come vorrà muoversi, ma chiaramente la disponibilità dell'Empoli sarà enorme, sarà quello il primo concorrente da battere. Poi all'appello mancano ancora il Chievo, che deve ancora scegliere la panchina, e così via. Per cui è un mercato che, come sempre accade, vive momenti di stagnazione, vuoi perché c'è la scusa che le competizioni ufficiali non sono ancora finite, vuoi perché ci sono ancora competizioni internazionali in essere, per cui il vero mercato comincerà più avanti. La Cremonese, da quanto ha lasciato intendere Bonato, riserverà appunto i nomi di prestigio per il centrocampo e evidentemente per l'attacco, perché sia Montalto, che ha fatto quasi tutta la stagione fuori per infortunio, sia Strizzo, che non ha proprio le doti del bomber d'area, evidentemente hanno bisogno di un compagno, di una spalla in più, e di un uomo che veda la porta e li segna con regolarità, che poi è stato l'unico difetto della squadra quest'anno. Ecco, prima di lasciarci ovviamente parliamo un attimo anche della Serie C, della Pergoletese. Ci sono novità per quanto riguarda la Pergoletese, oppure è ancora tutto fermo? Allora, la Pergoletese si sta già muovendo, e come ha fatto con la Cremonese, l'intenzione al momento è cercare di confermare la difesa, che è un reparto non è dispiaciuto, si parla ad esempio di Fanti come prima riconferma. C'è poi da discutere la posizione del portiere Stucchi, che è tessato per il Renate, bisogna vedere se si riesce a fare l'operazione di trattenerlo, quindi bisognerà trattare con la società oppure cercarne altri. Al momento il primo giro di colloqui di Fogliazza, del tecnico Contini e del DS Frassi, è limitato alla difesa, per cui sarà quella la base di partenza, ma movimenti veri e propri, si registra solo l'interesse per Roma dell'Entigione, ma il mercato vero e proprio deve ancora svilupparsi, cioè i rinforzi mirati per la nuova categoria non sono ancora usciti. Ecco, rimane felice, chiudiamo anche il Crema che ha ancora qualche cosa da sistemare, no? Per quanto riguarda proprio la società. Beh, innanzitutto direi che il tema principale, dopo la partenza di Stankevičius, riguarda la panchina, certo. Perché si attende Tacchinardi, non Tacchinardi, ma si attende soprattutto che la società definisca i vari tasselli partendo dall'allenatore, e poi da lì sarà più facile fissare gli obiettivi, fissare la strategia e capire come muoversi. Va anche detto che le aspettative che riguardano il Crema sono sempre alte, perché la società, dal punto di vista economico, tra virgolette, cioè come potenziale, è una società importante nel panorama di Serie D, dove molte società peraltro arrivano e si presentano con diverse difficoltà. Crema non ha questo problema, chiaramente deve fare il passo in base alla propria gamba, ma io sono abbastanza certo che la vittoria, la promozione della Pergolettese farà anche da stimolo e da traino anche al Crema, e forse non solo, nel senso che poi tutto il movimento così viene quasi per induzione coinvolto e stimolato a cercare di fare sempre meglio, no? Se pensiamo a come è nata la promozione della Pergolettese, che nasce a un certo punto quando avviene il famoso cambio in panchina, infatti lo dimostrano, no? Perché da lì in avanti la stagione svolta, e fino a quel momento nessuno poteva pensare a un epilogo di questo tipo, e forse questo può aiutare anche il Crema a capire che conta chiaramente fare una buona squadra, ma conta anche la struttura, chi la guida, chi la gestisce, sia in panchina sia fuori, quindi avere le idee chiare, programmare e fissare bene gli obiettivi con le persone giuste. A parole, chiaramente, e per quel che mi riguarda è semplice, poi è chiaro che ci sono persone brave che sapranno fare le scelte migliori, ma direi che sarà interessante appunto vedere il campionato del Crema, il mercato e poi il campionato, sgravato dalla questione derby, non derby, perché evidentemente la prossima stagione non ci sarà,
non ci sarà il termine di paragone, non ci sarà il derby che può pesare a seconda di come va o di come non va, ma ci sarà un percorso tutto da scoprire. Secondo me il Crema può fare molto bene. Con questo è tutto per quanto riguarda lo spazio calcio, e ringrazio ovviamente i nostri esperti, Ivan Ghigi e Felice Stavoli.